Buongiorno! Ovviamente non potevo non darvi il buongiorno da qui, perché adesso che le scale si sono asciugate, in realtà probabilmente mi vedrete continuare a contemplarle per almeno le prossime 2 settimane. Questo è Mike che ha già trovato una mosca. Ieri ne sono entrate tantissime perché comunque quando abbiamo dato il bianco abbiamo lasciato la finestra spalancata e infatti, a differenza dell'altra volta, non so se vi ricordate, nei vlog, boh, saranno passati 2 anni e mezzo più o meno, anche 3. Comunque nei vlog dove davo il bianco che stavo finendo di sistemare tutta la parte sopra. Mi ricordo che comunque una volta finito di dare il bianco, ogni volta che rientravo in casa per i primi 2 o 3 giorni c'era sempre questo odore, non fortissimo, ma comunque si sentiva che avevo dato il bianco. Questa volta invece, lasciando aperto la finestra, devo dire che non si sente niente. Cioè, anche ieri sera, quando siamo tornati, dopo essere stati a prendere da mangiare, non c'era assolutamente odore di bianco. Quindi non so se sia perché ho fatto super corrente, mentre l'altra volta che l'ho dato era comunque già il periodo di novembre, era autunno inoltrato, faceva un po' troppo freddo per lasciare aperto e soprattutto l'avevo dato sopra dove comunque non ho possibilità di fare così ricircolo d'aria. Però insomma, stavolta è ancora meglio, cioè oltre al risultato bellissimo perché poi è un bianco spettacolare, cioè è proprio un bianco puro, bello intenso. Infatti adesso li abbiamo finiti tutti e due, domani per dare anche il soffitto penso che andremo a riprendere lo stesso. Perché è diverso da quello che avevo comprato quando ero andata con la mia amica. In ogni caso è ora di partire perché oggi siamo diretti a Milano. Adesso si è preparato anche Baso, sempre l'ultimo, però in realtà è perché si è alzato prima di me si è alzato e mentre Sì, io io mi stavo prima. preparando mi ha addirittura preparato il centrifugato, me l'ha portato su alla postazione make-up e comunque niente, noi adesso partiamo e vado a fare le Ma anch'io sopracciglia. come faccio? Buongiorno Vado a fare il comunque. tatuaggio alle sopracciglia, sono agitatissima, emozionata per poi vedere il risultato, perché comunque sono ansiosa di vedere il risultato, ma soprattutto sono ansiosa di vedere se ce la farò a tatuarle questa volta, se mi piaceranno, se non mi piaceranno, quanto dolore sentirò, ma di qui al momento in cui dovrò farle probabilmente vi ripeterò questa cosa altre 800 volte, lo so già. Mi è venuto in mente adesso che forse nel vlog di ieri già li indossavo, sinceramente ieri essendo stata una giornata tutta di corsa non mi sono resa conto se vi ho detto le cose che volevo dirvi o comunque non ve le ho dette, quindi questa credo di non avervela chiesta, però ho preso di recente un paio di occhiali nuovi, in realtà ho preso 2 paia di occhiali, magari gli altri ve li faccio vedere quando poi siamo a casa, perché uno, cioè tipo questi qui sono gli occhiali che ho preso io e gli altri in contemporanea praticamente me li ha regalati mia mamma, quindi insomma abbiamo avuto la stessa idea, cioè abbiamo visto degli occhiali, io me li sono presi e poi dopo un paio di giorni, ma è passato pochissimo, forse anche meno, me li aveva presi anche lei, quindi adesso ho 2 paia di occhiali nuovi, bellissimi secondo me, e questi sono quelli che ho preso io, sono praticamente della nuova collezione, se non sbaglio è la nuova collezione, comunque quella di Gucci, con tutti i glitterini, infatti hanno i glitterini qui sull'asticella. E mi piacciono tantissimo, però in realtà volevo anche sapere cosa ne pensate voi. Credo che sicuramente me l'avrete già scritto poi nel vlog di ieri, quindi ora vi sto richiedendo una cosa che probabilmente mi avrete già detto, però nel caso non ci aveste fatto caso, volevo sapere come mi stanno questi qui rispetto a, eccoli qua, perché ormai mi porto dietro anche gli altri che ho sempre nella macchina, che sono quelli di cui vi chiedete sempre tantissime informazioni e sono di Marc Jacobs, li avevo presi l'anno scorso, li abbiamo presi Sì, mi questi. ricordo che eravamo forse no, non era A a Torino Torino. eravamo, alle Gru secondo me, lì da Ottica Avanzi. Esatto, non mi Comunque ricordo. vediamo se vi piacciono di più questi qua, che sono un po' grandi, però a me gli occhiali grandi piacciono in generale, cioè me li vedo bene, è una cosa che piace, non mi vedo tantissimo con quelli piccoli, ne ho provati ma non mi convincono. Oppure se sto meglio con questi qua che sono i soliti, cioè non è che la forma cambi tantissimo secondo me, sono comunque molto grandi entrambi, però questi sono più, essendo neri secondo me sono più visibili, questi si confondono un po' di più con i miei colori, vabbè, sono tutte mie teorie strane. Comunque noi siamo quasi arrivati, mancherà una Quasi mezz'oretta, 40 40 minuti minuti. e siamo arrivati a Milano. Ha fatto strano anche a me sta cosa già quando ho prenotato, che comunque le
estetista dove devo andare fosse aperta anche il 25 aprile. È una cosa che mi ha fatto stranissimo, perché comunque ad Aosta già ieri sera per mangiare è stato un problema, quindi non c'è mai aperto niente quando ci sono le feste dei ponti. Invece, per dire, a Milano è paradossale che sia aperto, perché da noi, essendo città turistica, dovrebbe essere tutto... Magari si era dimenticata che era festa e... No, ma è proprio un'estetista, secondo me è aperta. Cioè, non c'è solo lei che tatua, a quanto ho capito è proprio un centro estetico. Ah, ok. Sì, siamo appena arrivati, cioè Milano totalmente deserta, probabilmente per via del ponte del 25 aprile, infatti abbiamo anche già trovato posteggio, solo che siamo abbastanza in anticipo. Oggi non si paga, vero? Perché è giorno festivo, oggi in teoria. Sì, festivo. L'unica cosa che dobbiamo verificare poi quando arriviamo a casa stasera è la questione telepass, più che altro per l'area C, perché era abbinato all'altra targa, ma questa targa qui mi sa che non l'abbiamo ancora abbinata all'area C. La dobbiamo controllare. Infatti dobbiamo verificare. Adesso stiamo cercando di andare a fare colazione. Perché io ho bevuto appunto il centrifugato che mi ha fatto baso, però lui invece è proprio rimasto a digiuno, sì. Non so perché non ti sei preso neanche un plum cake. Ma c'è la caffetteria. Ti ispira? Sì, dai, adesso vediamo. Non so se no dove altro andare, perché venendo in qua abbiamo visto un sacco di bar, ma era praticamente tutto chiuso. Vuoi andare qui? Controllo se ci sono le brioche. Ma baso! Anch'io lo faccio sempre in realtà, guardo da fuori, do una sbirciatina, se mi ispirano poi entro. E vediamo. In realtà sembra una congiura contro la colazione di baso, perché abbiamo visto solo due bar aperti finora, tutto il resto è completamente chiuso, e in quei due bar non c'erano assolutamente le brioche. Inutile essere un bar se non ci sono le brioche. No, era infinito, forse non l'avevano neanche fatte. Noi intanto stiamo vagando per questa via che è la via Montebello e dobbiamo cercare il centro estetico dove devo andare io. Tutto Montebello. Solo che non capisco dove sia, perché vedi che qui siamo al 25 e noi dobbiamo andare al 12. Quindi secondo me dobbiamo tornare indietro e deve essere per di qua. Si chiama Estetica dei Fiori Chiari, qualcosa del genere. 21, 12. Avevo letto prima, adesso vi ridico perché mi sa che ho di nuovo dimenticato. Cioè io leggo le cose e poi mi dico, ecco, Centro Estetico Fiori Chiari. Ah. Via Montebello 14, non 12. Però comunque però non pari, siamo... I pari dovrebbero essere tra l'altro fa freschino qua a Milano, è bello umido, mi aspettavo un po' più caldo. Non l'avevamo visto perché in realtà è all'interno di questo mega palazzone, che è il numero 14 infatti, e appunto qua c'è scritto centro estetico, ecco baso anche nel riflesso. Comunque, sì, vedi, no, adesso non ti si vede più, ti si vedeva così, ti si vede. Comunque finalmente l'abbiamo trovato. Adesso mi ha scritto che è leggermente in ritardo, quindi possiamo aspettare, siamo arrivati anche in anticipo noi. Che carini gli ingressi di questi palazzi. Da fuori ci sono i portoni che coprono tutta questa meraviglia. Che belli, li adoro. Baso infatti sta già facendo delle stories per Instagram. Voglio fare anch'io delle foto, però prima vorrei capire dov'è il centro estetico, perché non c'era scritto niente fuori. Ok, ci siamo quasi, adesso sono struccate, quindi prima sono così e tra un po' vedremo il risultato finale. Sembri Wolverine così. Baso, perché sono disegnate col tratto grafico. Sì. Mentre Chiara finisce di fare le sopracciglia, ho ancora un'ora a buca, quindi il tempo che finisca tutto il lavoro, mi ha detto un'orettina ce l'hai, quindi fatti un giro tranquillo e poi ritorna. Io ne approfitto comunque per cercare un posto dove andarmi a bere un caffè, un cappuccio, qualcosa. Perché da stamattina che non ho fatto colazione e incomincio a sentire un po' i morsi della fame, leggermente. Poi c'è una Milano desolata oggi, incredibile, sembra agosto. Sono ancora allibito da questa cosa qui. Adesso sto vagando col navigatore a cercare via Tocqueville, che è la via dove ci fermiamo sempre, dove c'è la griglieria di Varone, tra l'altro. Non mi fermo a mangiare, però. Però possiamo pensare per pranzo una roba del genere. Adesso gliela propongo dopo quando finisce e vediamo come sta. E in 10 minuti siamo arrivati nella zona che conosco più o meno, perché mi sto un attimino adattando. Però il punto focale per me è stato la Unicredit, che dovrebbe essere... Eccola qua. Ragazzi, se vi state perdendo e non sapete dove andare, dovete trovare un posto, fate riferimento all'Unicredit gigante. La struttura è riconoscibile tranquillamente.
Da qua mi muovo proprio easy adesso. Andiamo alla ricerca di un bar. Adesso a breve dovrebbe esserci sulla destra il parrucchiere dove va Chiara e dove vado anch'io. E poi tutto dritto verso destra c'è la piazza centrale dove ci sono tutti i localetti. Quindi ragazzi, mi sono saputo orientare alla grande. Un grande passo per l'uomo, un grande passo per Baso. E infatti, come dicevo, Arby's trovato. Ovviamente oggi è chiuso. Di solito c'è tutta l'entrata a portico gigante, oggi è tutto chiuso qua. Procediamo. Ragazzi, missione compiuta. E ho trovato anche la mia conchiglia alla gianduia e il mio cappuccino. Buona colazione. Visto che ci sono, ne approfitto per fare un salto anche qui all'Adidas. Tra l'altro bellissime queste qua. Non so se sono le nuove, i Nike. Non male. Facciamo un saltino all'Adidas che ci piace tanto. È il top di gamma questa qua, bellissima. È in pelle, tanta roba. Ah, queste sono simili alle mie, però queste sono le Superstar, mi sa. Eh sì, solo che queste mi vanno un po' più scomode. No, questa qua? Da dove sbuca? In simil pelle. Ma che bella! Allora, l'Adidas domina per queste cose, veramente. Sono le giacche più belle del mondo. I Kiwi anche, che fighi. Anche la maglia. Bellissime. Questo Kiwi è bellissimo. Ed è fighissimo anche questo. Siamo in piena piazza Gaio Lenti e un po' di popolazione incomincia a farsi vedere. E soprattutto c'è Sephora e Chiara non c'è. Saluta Sephora, Chiara. Io saluto Hugo Boss invece. Un giretto breve ma intenso. Diciamo che l'Adidas spacca perché mi piacciono un sacco i suoi prodotti. Poi sono andato fino a Gaio Lenti, ho visto un attimino il negozio della Colmar. Adesso siamo qua nel sottopassaggio e adesso andiamo a recuperare Chiara a sto punto. Vediamo se ha finito. Nel mezzo del cammin di nostro Baso mi ritrovai per un'osteria oscura. C'era Volemos e Bene ristorante, osteria romana. Quindi ragazzi, sto pian piano trovando degli indizi per dove andare a mangiare a pranzo. Ovviamente c'è anche la burgeria di Corso Como, che quella è sempre buona. Però un Volemos e Bene ci può anche stare, magari una matriciana, una carbonara arrogante. Vediamo, vediamo. E ce l'ho fatta, ho resistito fino alla fine, sembra qualcosa di incredibile. Allora, adesso aspetto a togliermi gli occhiali perché devo fare una premessa. Siccome, come mi ha visto a Baso, ha fatto, ma come cavolo. No, no, dillo, come cazzo ti sei... Sei conciata, mi ha detto. Si può dire. In realtà, vedete la mia faccia contenta perché io volevo questo effetto. Nel senso, adesso vi spaventerà tantissimo e direte, oh mio Dio, e cose del genere. Però fidatevi, perché poi ne riparliamo tra una settimana, quindi quando sarà tutto guarito e saranno... Cioè, praticamente adesso sembrano le sopracciglia di Elio o forse anche più grandi. Ah, sì? Qualcosa del genere. Però è perché ho voluto usare un'altra tecnica, quindi non ho più voluto usare il microblending. Adesso ve le faccio vedere e poi vi spiego il motivo. Comunque vado. Ho paura della reazione. Ta-da! Ragazzi, si vedono tanti. Poi vabbè, adesso sono anche tutte lucide. Un'autostrada praticamente di sopracciglia. Però io sono contentissima. Adesso vabbò, non... Vabbò, adesso credo che andrà sì, via la pigmentazione. C'è la luce, c'è la luce che è particolare. In più comunque ho lacrimato perché mi ha fatto abbastanza male. Però mi piacciono proprio nel complesso. Cioè io preferisco una cosa ben definita. Ora il colore è molto molto scuro. Io spero che stia mettendo a fuoco. Sì. Comunque sono super super scure e vedete molto molto nette, molto definite, come fossero state disegnate direttamente con il lo stencil. Vabbè, sì, lo stencil, non lo sai, non lo sai, tra l'altro lo che stencil. Sono troppo presa bene perché allora mi ha fatto male, molto male, anche perché purtroppo col fatto che avevo fatto il microblending, quindi avevo tutte delle micro cicatrici, lei è passata sopra queste cicatrici. Sì, infatti ho detto meno male che Baso è andato a farsi un giro perché sennò con i racconti si sentiva male. No, beh, non patisco. Finché non è su di me. Finché non è su di lui va tutto bene. Però mi ha proprio spiegato che purtroppo la tecnica del microblending è una tecnica molto molto invasiva, che poi se non viene fatta bene, non era il mio caso perché nel mio caso era fatta molto bene, però se non viene fatta proprio bene la cicatrice può rimanere e quindi poi diventa difficile andare a lavorare sopra. Nel mio caso è riuscito a sistemarmi tutto, la forma è quella che volevo, proprio così, non l'abbiamo fatta troppa dalla di gabbiano perché sennò non
Sì, perché sennò non c'entrava niente. Una leggera con... di gabbiano. Non c'entrava il vaso. Aspetta, che è una cosa importante. Cosa? Io sono gasatissima. Adesso poi nel mentre nei vlog vedrete tutta la guarigione. Però dovrebbero in 3 giorni formarsi già le crosticine e quindi anche il colore inizierà a perdere. E poi dopo una settimana saranno molto meno definite, più naturali. Poi ci abitueremo man mano a vedermi così. Cioè, io mi sono già abituata, a me piace. Adesso dopo 3 minuti. Adesso tutti mi scriveranno: no, oh mio Dio, cosa hai fatto? Però. No, dai. Ma alla fine è come se avessi calcato un po' di più adesso. Come se avessi messo la matita un po' più definita. Cioè, io così non sarei mai riuscita a disegnarmele, però è. Secondo me sono venute meglio di tante volte che me le sono disegnate io. Beh, l'obiettivo era quello, amore. Sì, però appena fatte, anche Francesca, ti ricordi che mi ha detto: guarda che io tutte le volte che esco mi vedo con le sopracciglia come se fossi Elio. Quindi appena fatte non dovrebbero piacerti. Io spero che questa euforia poi non mi passi quando invece mi vedrò, quando mi sarà scaricato un po' il colore. Ah beh, no, dai, secondo me... A me piacciono scure. Lievemente meno, secondo me, quando si va via un po' il pigmento, sono perfette. Sì, ma anche secondo me, tra l'altro mi ha dato già per curarle, qui dentro c'è una siringa. Che cavolo è la siringa? Ma no, è senza ago, c'è dentro l'olietto per curarle, e anche mi ha dato la cremina che ho messo dove, perché ovviamente disperdo tutto, poi ero troppo gasata, non vedevo l'ora di uscire a dirvelo che ero riuscita a resistere, perché almeno stavolta è finito. Vabbè, cremina. Ho disperso la cremina, poi ve la faccio vedere a casa. Sì, a casa tanto gliela faccio vedere. E mi ha detto che in questo caso non è neanche necessario proteggerle troppo quando vado sotto la doccia. Ovvio, è meglio non stare sotto l'acqua corrente, però in generale non serve. Ti ricordi che mi mettevo quegli strati enormi di... Cos'era? Che crema tipo era? Tipo Pantheon, una roba tipo, del genere. Ma non era vasellina. Vasellina, forse. Devi mettere la vasellina. Ce dovevo. No, ma non mi serve, c'è quell'oglietto. Poi l'oglietto, mettiamo. Fa tutto lui. Noi siamo a posto, possiamo andare a mangiare. Andiamo verso il centro, dai. Verso il centro, io avevo visto un ristorantino che non mi ricordo già più come si chiama. Ecco, meno male che l'ho detto nel video. Così andiamo a rivedere cosa hai visto. Come cavolo si chiama? Volemose bene. Davvero, che bel nome. Osteria Romana. Basta, adesso andiamo verso il centro che voglio vedere. Sì, dai, facciamo un giro in centro che c'è un po' di gente, dai. Sì, che qui è un po' isolato. È isolato, dai. Però io verso il centro, secondo me, ce la possiamo fare. Movida ce n'è. Cambio di programma perché l'accesso verso il centro era bloccato, quindi siamo tornati in Corso Como. Strano, non siamo mai nella zona. Baso, c'era già venuto, sei già venuto prima. Sì, sono già stato, ma è sempre bello venire qua. Poi volevo andare a mangiare da Princi. Sì. Adesso valutiamo, perché qui c'è Italy, c'è California Bakery. Forse non c'è... Ah, l'hamburgeria, esatto, di Italy. Forse non c'è il panino giusto qua, che è un'altra cosa dove volevi... Guarda che hai una piuma qui, che è un'altra cosa dove volevi andare... tu a mangiare dal panino giusto già dall'altra volta che siamo scesi a Milano. La griglia di Varone lì, la griglieria di Varone. Ah, la griglia, è vero, io la chiamo sempre griglieria. Questo è l'hotel dove eravamo stati quando siamo andati a fare la DJ Run. Sì, la corsa comunque. Ti confondi con la Color Run, tra l'altro è tra poco, a Firenze, però non più a Milano. L'avevamo sentito in radio. Ti ricordi? No, di Milano l'abbiamo fatta, che era a ottobre. Baso, lui con l'orientamento e il senso del tempo che passa, proprio sono due cose a parte, due mondi divisi. Sono Benjamin Button del tempo. Esatto. È incredibile. Alla fine, non sapendo cosa scegliere, abbiamo preso 3 tipi diversi di queste pizze che mi ispiravano tantissimo. Questa è bianca con il salame piccante, questa qui è tipo una capricciosa perché ha i pomodori, poi però ci sono i carciofini, i funghetti, il prosciutto, e questa è tonno, pomodorini e rucola. Esatto. Buon appetito. Oggi ci trattiamo bene, anche il dolcetto. Questo qui è con... è un mini croissant alla crema. Ok, e questo invece, vabbè, pasta frolla, crema, pasticcera, e sopra ci sono i lamponi. C'è Baso comunque che continua a prendermi in giro ogni volta che tolgo gli occhiali, quindi penso che farò il vlog direttamente con gli occhiali addosso anche quando saremo a casa. Io sono soddisfatta in realtà, non so, sta facendo così per mettermi dubbi. L'altra volta che non mi piacevo era tutto: no, ma stai bene, stai bene. Stavolta che vede che mi piaccio fa tutto il contrario. No, perché le vede spesse, ma è normale che siano spesse. Infatti, è quello che ti spiegavo. Normale.
Poi a parte che vedrai che ti abitui comunque. Sì, sì, da, ti devi abituare te, io. Ma io sono già abituata, a me piacciono. No, posto, se ti piace. Cioè poi ho già idee, ho visto l'altra volta che comunque dopo un tot sono sbiadite, quindi. Ma infatti non... se sbiadiscono sono perfette. Secondo me, perché mi piace anche il fatto che facciano comunque l'arco qui, non mi dispiace, però anche per non spaventare voi e evitare che anche voi ogni volta che vi parlo ridiate, farò il video con gli ombalti. Tutto il tempo, anche di notte. Farò il video con gli occhiali. Ma smetti, vabbè, però potrebbe essere un collasso alternativo. Sì, lo faccio anch'io con gli occhiali, dai. Così arriva su Mikey e si spaventa. Comunque alla fine tra una cosa e l'altra ho impiegato anche abbastanza a fare le sopracciglia, perché sono uscita di lì che erano 1:20, quasi 1:30. Adesso sono più o meno 3:00, quindi abbiamo deciso di ripartire e non stare a fermarci troppo, più che altro perché oggi ci sarà anche il rientro del ponte del 25 aprile, quindi partendo troppo tardi c'era il rischio di trovare un sacco di coda e comunque di imbattersi nelle classiche file da rientro, quella che c'era anche dopo il ponte di Pasqua. E in più Baso non vede l'ora di arrivare a casa perché vuole mettersi a fare già altri lavoretti in vista del fatto che domani continueremo la sistemazione e il bianco e deve preparare ancora due cosine, quindi non vedeva l'ora di andare a casa, insomma. Eccolo qui il patatino della sua mamma e anche l'altro patatino della sua mamma. Tutti qui i patatini di casa, tranne Tiffany che sarà rimasto sicuramente a dormire. Mike ovviamente dormiva vicino al suo cosino e adesso se la sta prendendo con le mie scarpe. Ha questo vizio di farsi le unghie sia sulle scarpe che sui pantaloni, non riesco a toglierglielo. Fai come Fanio che le fa al posto giusto, eh? Maialazzo, sei terribile. Mikey il terribile, eccolo qui. Adesso è ancora in fase stanca. Tra un attimo, eh no, ha già iniziato la fase in cui tira. Mikey, staccati dalle scarpe della mamma. È incredibile, ma perché ci hai fatto così, eh? Perché sei così assurdo tu? Baso ormai è diventato instancabile con i lavori domestici. Cosa stai facendo lì, lo stucco? Lo stucco. Perché ha già grattato tutto qua sopra, sì, perché ieri comunque anche se avevamo dato il bianco la macchia si vedeva un po' tanto. Ed è da stamattina che dice che vuole farlo e quindi appena siamo arrivati a casa si è subito messo a grattare. Adesso vediamo un po' come sarà il risultato finale. Siamo qua. Ah, ma è stucco in polvere addirittura? Sì. L'hai fatto tu, bravo. Allora, già che mi ricordo, vi faccio vedere gli occhiali, quelli che mi ha regalato mia mamma. Tipo, io ho preso quelli di Gucci, ma mi sa che ve l'ho già spiegato stamattina. E poi lei mi ha preso questi qua di Tiffany, che non avevo mai visto. Cioè, forse li avevo visti di sfuggita tempo fa, però... Cioè, guardate che bella anche solo la confezione. È stupenda. E poi all'interno ha anche la custodia quella morbida. Però se riesco, preferisco portarli in giro in questa qua rigida, perché ho proprio notato che tenendoli in queste rigide si rigano molto meno, ovviamente. Soprattutto perché queste qui poi finisco a sbatterle in borsa e gli occhiali fanno sempre una brutta fine. Di questi mi pare di avervi messo anche le foto su Stories, se non sbaglio. E la cosa bellissima è che hanno i cuoricini, adesso io spero che li metta a fuoco e che si vedano. Comunque hanno i cuoricini proprio quelli che ci sono anche sugli occhiali, sul braccialetto. Ci sono di vari modelli, ma è che anche a te piacciono. Mi ha detto mia mamma appunto che c'erano vari modelli, ma che secondo lei questo qui era il modello che come forma poteva starmi meglio. All'interno tra l'altro sono anche di... Ma Mikey, così non riesco a farli vedere. Sono anche azzurrini molto carini, magari ve li faccio vedere anche indossati. No, mordere Mikey. No, no, no. E indossati mi sanno così, che non mi dispiace. Sono un po' diversi rispetto agli altri, quindi rispetto a quelli di Gucci, però hanno sempre comunque la tendenza ad avere questa forma allungata. Poi vabbè, adesso sono vestita super da casa e in condizioni un po' così, quindi magari poi li vediamo meglio anche all'esterno, anche perché ormai è abbastanza buio fuori, non ha neanche senso che io tenga sugli occhiali. Però magari se vi va fatemi sapere se vi piacciono entrambi i modelli, quale vi piace di più, se tipo mi stanno malissimo tutti e due. Cioè come al solito datemi i vostri consigli. A me piacciono tantissimo soprattutto perché comunque hanno anche questo dettaglio. Non ho mai avuto degli occhiali così particolari. Baso sta facendo delle scene incredibili. Persino Mikey non riesce a capire. Pure. Tutti che mi vogliono male. Ma allora dai, non è successo niente. Ho rischiato la vita ragazzi. È riuscito a farsi male dando lo stucco. Mi è entrato lo stucco nell'occhio. No, ma a un certo punto è corso su quasi piangendo. Però che gli faceva... piangendo non stavo piangendo. Beh, eri molto provato Baso, di la verità. Avevo paura dello stucco.
era tutto stuccato e quindi dentro nell'occhio ho dovuto pulire in fretta. Mi sento ancora qualcosa dentro. Sì, dice che si sente tipo delle... come si dice? Tipo della sabbia. La sabbia. Moiki, calmati, adesso ti do da mangiare immediatamente. Mangi tu e mangiamo anche noi. Tutto io, adesso mi asciugo. Sì, è un po' irritato in effetti, sai. Irritato, fa malissimo. Però sai cosa facciamo adesso? Magari ti metto su una patata. Una patata. Perché dicono che anche quando magari hai guardato, che hai usato la saldatrice, quelle cose, baso, va bene. Ma non ci posso credere, guarda, con quei capelli intanto non sei credibile e non sarai da baso. Ma dai. Ma chi l'hai capito? Ma allora, non ci posso credere. Ma se insisti però. Adesso, allora, asciugati i capelli e andiamo a preparare qualcosa da mangiare. Mikey, adesso? Secondi. Oh, guarda. Mamma. Non ci credo. Ma ha fame. Gli ho capito, subito ma le... fame. Ma allora, Mikey, ci calmiamo oggi. Mi è scappato la mano praticamente. Oggi ti vogliono tutti fare male, niente. Ma ci calmiamo oggi. Vai giù, cattivone. Comunque ho fatto un gran lavoro sotto, eh. Sì, è stato molto bravo. Infatti domani secondo me sarà ancora più facile. Devi ancora dare... Allora, adesso devo aspettare le 6 ore che si asciughino. Non credo che lo farò stasera perché ho tutto ricordo di questo. Domani gratto. Di nuovo. Gratto e poi ci metto il fissante. Ah, ok. Dopo il fissante dobbiamo aspettare ancora un paio di orette. Vabbè, me, e ora che diamo il bianco dappertutto, diamo per ultimo il soffitto a questo punto. Perfetto. Bravo. Ragazzi, stasera improvvisiamo. Sì, stasera improvvisa, anche perché non abbiamo... abbiamo pochissimo in casa. Tutto, abbiamo anche visto. Ah, vedi che non pensavo. Invece ce n'è, a parte 1000 bottigliette come al solito... Uova, pancetta, la carbonara, frittata, sì, grande. La frittata di pancetta, faccio soffriggere la 3 uova, visto che siamo in 2. Sì. Faccio soffriggere questa qua, e la faccio diventare un po' più, la faccio rosolare. Poi faccio la frittata con le uova e la pancetta. Vabbè, è una buona idea, dai. Faccio una frittata una gigante. Vabbè. E l'uovo strapazzato, no, sì. Dici? Anche l'uovo strapazzato, in teoria. Vabbè, adesso... insieme alla pancetta. Tanto è veloce uguale. Sostanzioso. Decidi tu, va bene. Tanto a pranzo abbiamo mangiato comunque abbastanza. Infatti, oggi devo dire che non ci siamo trattenuti più di tanto. Sto sgarrando troppo sti giorni. Sì, è vero. Sono un po' di giorni che sgarri. Domani ci rimettiamo sulla via. Domani cammino e corro. Sì, bravi. E tanto domani è anche l'allenamento la sera. Domani sera ci ritorno a giocare a calcetto, ragazzi. Ancora? Ti hanno già visto anche l'anno scorso. Ma non era calcetto. Ah, già, è vero. E poi non ero allenato. Neanche quest'anno sono allenato, però calcetto. Che forse farò un torneo estivo. Però gliel'avevi accennato, non sai. Non anticipo nulla. Vi vedrete, poi lo annuncerò, così vedete. Tanto vi metterò anche tutte le stories quando vado a vederlo. Serve un tifo assurdo, ragazzi. Ma addirittura. Che farà i cartelloni, la gente. Sì, vengo a fare la ragazza pompon insieme a Baso. Dai, pancetta. Vai. Sono quasi pronta per andare a dormire. Adesso ho lavato le sopracciglia con un po' di sapone neutro, come mi aveva detto di fare. Ora aspetto un attimino e poi ci vado a mettere sopra l'olio. Intanto ne approfitto, così finisco di prepararmi per dormire. E stavo pensando adesso che effettivamente potevo magari aspettare a farvele vedere che ci fosse il risultato finale, perché comunque così sembrano una cosa che è venuta male o comunque sono ancora un po' bruttine da vedere. Però secondo me alla fine è meglio così, perché almeno riusciremo a vedere insieme la guarigione, anche se adesso la faccia non sarà tantissimo guardabile nei video, cosa che non è così fondamentale secondo me, cioè non è fondamentale che lo sia, però comunque magari rendermi presentabile poteva essere un'idea. Solo che secondo me così riusciamo a seguire bene nei vari vlog, nei vari giorni, quindi da oggi per una settimana, tutte le fasi della guarigione. Per esempio, che può essere utile anche a chi magari ha intenzione di farlo, per esempio a me adesso fanno abbastanza fastidio, soprattutto nella zona finale bruciano parecchio, quindi anche quando le ho lavate non è che mi abbia dato tantissimo sollievo, e spero che invece l'olietto me le sistemi un po'. In teoria tra domani e dopodomani dovrebbero addirittura farsi le crosticine. Teoricamente dovrei essere a posto in 4-5 giorni, già si dovrebbe vedere un po' più l'effetto com'è nello specifico. Devo stare attenta anche a struccarmi molto piano, perché comunque non devo sfregare, sennò rischio di andare a vanificare il tutto. E questa settimana sarà una settimana molto particolare, infatti lo vedrete direttamente nei vlog, non voglio anticiparvi nulla perché ci sono in programma delle cose che in un certo senso mi mettono un po' di preoccupazione, di agitazione. Una era quella di oggi ed è fatta, però ce ne sono altre due in vista nella settimana che sicuramente non mi fanno stare tranquilla, perciò
In questi giorni vloggerò tanto proprio perché voglio portarvi con me e avere anche la vostra energia positiva, insomma. Ah, un'altra cosa sempre sulle sopracciglia che mi sono dimenticata di dirvi è che mi ha detto che a me avrebbero fatto più male, cioè che è una tecnica che in generale non fa male, ed effettivamente in alcuni punti, tipo all'inizio, non sentivo male. Questo perché all'inizio, tipo in questa parte qui e poi anche qui davanti in questa zona, non avevo le cicatrici, le micro cicatrici del microblending che avevo fatto, quindi mi ha detto che dovendo passare sopra le vecchie cicatrici, anche se la tecnica in realtà non è dolorosa, nel mio caso lo sarebbe stata. Effettivamente non è stata una passeggiata, però l'ho trovato più sopportabile dell'altra volta, soprattutto perché l'altra volta prima avevo avuto tutta la parte in cui doveva farmi tutti i tagliettini e poi mi ha messo il colore, quindi praticamente ho sentito l'ago due volte. In questo caso invece, una volta fatto una parte, si passava poi a quella successiva e quindi non c'è più stato il problema, cioè finito era finito, non dovevo più patire, e in questo caso l'ho preferito sinceramente. 3, 2, 1 e buonanotte! Ah, ce l'ho dietro! C'è il computer, c'è anche Moi che è già qui. Qua. È già qui pronto. Ciao Moi. Chi? Facciamone nanna, amore. Vai tranquillo, passa tranquillo. Buonanotte! Ciao!